Benvenuti a TG Upel. Oggi parleremo del comparto delle strutture sportive, ovvero delle palestre e degli impianti sportivi. Con il mese di maggio sono decadute le limitazioni imposte dalla normativa anti-Covid e quindi anche questo comparto è tornato a pieno regime. E anche questo comparto, così come abbiamo visto per la ristorazione, esce un po' trasformato dal periodo di pandemia, quando è ripartito nella forma dell'esercizio in spazi aperti, anche in giardini, in deroga anche ad alcune disposizioni normative proprio per consentire la ripartenza. Bene, oggi questa trasformazione avvenuta in pandemia è molto richiesta, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva, però bisogna stare ben attenti che le palestre gli spazi aperti vanno comunque autorizzati sempre nel rispetto delle normative urbanistiche, igienico-sanitarie, edilizie di salubrità. Allora, innanzitutto il comparto si distingue in palestre, che è una struttura sportiva aperta al pubblico dove si svolgono attività motorie che contribuiscano a sviluppare, mantenere e recuperare correttamente lo stato psicofisico della persona. In impianto sportivo, che è stato ridefinito dalla recente riforma dello sport e decreto legislativo 38 del febbraio 2021, che è un impianto sportivo, intendiamo l'insieme di più aree preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. E una nuova definizione coniata durante la pandemia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 marzo 2020, ovvero il centro sportivo, una definizione fino allora non nota. Il governo, precisa che per centro sportivo si intende un luogo chiuso e fa un'esemplificazione, ovvero intendiamo un complesso dove si va a giocare a tennis o a calcetto tra amici e magari all'interno vi è anche un ristorante con bar annesso. La normativa che disciplina palestre e impianti sportivi è diversa. Le palestre si fa riferimento alle normative regionali. Per quanto riguarda invece gli impianti sportivi, ci sono complesse norme di sicurezza, igiene, impianti, accessibilità e fruibilità, e sono norme COVID e norme statali, nonché il decreto legislativo 38 del 2021, che ha l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi e di riunire in un unico testo tutte quelle che sono le prescrizioni strutturali, compreso anche il parere del CONI. Bene, tutto questo sarà approfondito nel corso di un webinar che si terrà lunedì 30 maggio, al quale, come al solito, io vi attendo numerosi.